tutti gli ergastolani in regime ostativo. Sono qui in nome di loro, perché loro non possono e io ho deciso di rappresentarli. Loro non lo sanno nemmeno. Laura, hai visto magari sulla lista dei partecipanti e dei sostenitori qual è quello che più ti ha stupito che fosse presente? Stupito? Ma non mi interessa quello che mi ha stupito, mi interessa quello che mi ha fatto piacere. Magari chi ti ha stupito che non ci fosse? Che ho temuto non ci fosse? No, che non ci sta, che ci sarebbe dovuto essere. Ah, tanti dovevano esserci e non ci sono. L'altra volta c'avevamo Napolitano, adesso non può, perché lui è Presidente della Repubblica. E certo, la terribile urgenza di luglio si è un po' diluita nel tempo. Speriamo bene, perché quelli del governo dicono l'amnistia non è cosa che riguarda il governo, è cosa che riguarda il Parlamento. Quelli del Parlamento sono troppo occupati a disputarsi le piccole litigatine della mattina da quelle del pomeriggio, da quelle della sera. Il Presidente dice che lui non ha, almeno credo che pensi di non avere il potere di amnistia perché lui non è un re. E vediamo da dove esce questa amnistia, ma per Diana deve uscire. Grazie Laura Arconti, buona marcia. Grazie anche a te caro, ciao. Gian Nicolacione alla marcia per l'amnistia, oggi 25 aprile 2012, siamo con Valeria Centorame. Valeria, perché questa manifestazione? Questa manifestazione per dare un messaggio al Parlamento e in generale all'Italia di occuparsi del sistema carceri e giustizia, che nel nostro paese è un nodo focale per tutto, a livello di economia, di diritti umani negati e per tutto quello che sta accadendo. Siamo il paese più condannato dall'Unione Europea in merito alla lungaggine dei nostri processi, ai diritti umani violati e nessuno lo sa. Spero e mi auguro che questa manifestazione, ma credo proprio di sì, sia molto partecipata e questo sia un inizio di un percorso che possa durare e portare dei frutti e dei risultati. Noi chiediamo l'amnistia, come sappiamo tutti, l'amnistia per la Repubblica, perché non stiamo chiedendo un atto di clemenza, ma un atto di rientro nella legalità da parte proprio dello Stato. Valeria, tra i promotori secondo te quello che più ti ha stupito che fosse in questa lista? Ma diciamo che alla fine non mi ha stupito nessuno, anche lì da dove vengo, io vengo da Rieti, ho preso l'adesione sia del Presidente della Provincia Melilli sia del Sindaco Emili, che sono a livello politico su due pianeti completamente opposti, perché credo e spero che si stia cominciando a capire che i diritti umani non hanno colore politico. Grazie Valeria, buona marcia. Grazie e in bocca al lupo per tutto quello che stiamo chiedendo. Ciao, grazie. Dario Boilini, il motivo di questa tua partecipazione? Per poter rilasciare queste due parole a Libera TV per il suo inizio. Allora possiamo dire che questa manifestazione è stata organizzata appositamente per promuovere Liberi.tv? Speriamo, no, non credo. Libera.tv come al solito farà il suo magnifico servizio di informazione. Ah, ricordiamo Dario Boilini che viene dall'Abruzzo, quindi non è stato un viaggio. Da Pescara, partenza questa mattina alle 6, finalmente dall'Abruzzo riusciamo a muovere 15 persone per venire alla manifestazione. È stato un momento di aggregazione per noi, ci ha aiutato a trovarci. Buona marcia allora, ciao!
Giuseppa Dancia alla marcia per l'amnistia. Gianfranco, come ti è sembrata la partecipazione? Ma tenendo conto della assenza totale di informazione su questa marcia e sull'intero problema che stiamo inutilmente tentando di porre all'attenzione del Paese e delle istituzioni, è quasi un miracolo quello che si è verificato e che vede qui riunite non so quante centinaia o qualche migliaio di persone. E credo comunque che sia una testimonianza importante della necessità e dell'urgenza, come l'aveva definita il Presidente della Repubblica, la pressante urgenza, mi pare, adesso non ricordo l'aggensivo, la pressante urgenza di affrontare questo problema, che non è il problema delle carceri. Carcere è semplicemente il momento culminante, la sovrastruttura di un problema, la parte emergente di un problema, di un dramma, di una tragedia che coinvolge la giustizia italiana. Un paese senza giustizia non è un paese democratico e non è un paese, e non è un paese civile. Un paese che non riesce a garantire tempi certi ai processi è un paese che io credo che la pressione che stiamo facendo riguarda i partiti politici di destra e di sinistra, entrambi vittime di una cultura ormai giustizialista che ha cancellato il garantismo dall'orizzonte della cultura politica italiana, ma riguarda tutte le istituzioni, riguarda la magistratura che non può continuare a tirarsi fuori innocente come se fosse l'unica innocente di questo disastro. Riguarda tutte le istituzioni di Stato e riguarda innanzitutto il Presidente della Repubblica, perché a quella dichiarazione così importante in un convegno organizzato al Senato nel luglio scorso dovrebbe ormai far seguire l'attivazione di quello strumento che esplicitamente la Costituzione gli riconosce, gli attribuisce, che è il messaggio alle Camere, un solenne messaggio alle Camere in cui il Presidente dovrebbe richiamare le continue condanne in sede europea, le continue condanne degli organismi europei e dovrebbe richiamare il Parlamento, le forze politiche, la società civile, la stessa magistratura di cui lui è Presidente del Consiglio Superiore, ha il dovere di affrontare con delle riforme questo problema. Amnistia quindi, una volta si diceva prima facciamo le riforme e poi saranno coronate dall'amnistia, oggi siamo ridotti a una situazione talmente grave con centinaia di migliaia di prescrizioni l'anno, questa amnistia strisciante che avviene, che si verifica al di fuori di ogni controllo e dell'esercizio di ogni responsabilità politica, e con un arretrato giudiziario di milioni di cause, di milioni e milioni di cause sia penali che civili, noi diciamo l'amnistia ormai è urgente soprattutto per cancellare, riportare a una situazione gestibile, una situazione ingovernabile dei processi italiani, ricominciare da capo e a partire da questo affrontare i nodi della riforma che sono quelli che conosciamo benissimo, le depenalizzazioni, l'instaurazione di pene alternative, la cancellazione dell'illusione che il carcere, la carcerizzazione possa essere la soluzione di qualsiasi problema, di qualsiasi problema sociale. Non c'è nessun buonismo in quello che noi diciamo, c'è anzi richiesta di rigore contro l'assenza di rigore, l'assenza di legalità. E allora io dico, Presidente Napolitano, è ora che tu faccia questo messaggio alla Camera, che cessi di essere l'arbitro fra forze politiche inconcludenti e impotenti per tornare ad essere da una parte il garante della Costituzione e dall'altra il punto d'equilibrio non fra le forze politiche ma fra i poteri dello Stato.
Ringraziamo Gianfranco Spadaccia. Luigi Mazzotta, qui alla marcia per l'amnistia con l'Associazione per la Grande Napoli. In quanti siete venuti? Noi siamo arrivati con un autobus di 52 persone. Era nostro dovere essere qui stamattina dopo un anno di mobilitazioni, di battaglie, di lotte che abbiamo condotto a Napoli con le famiglie dei detenuti davanti al carcere di Poggioreale, con i nostri convegni che abbiamo avuto sia a dicembre che a marzo sull'amnistia. E siamo molto felici di essere qui stamattina e partecipare a questa bella manifestazione che credo che con il Partito Radicale non si vedeva da anni. Una affluenza abbastanza nutrita, non credi? Ma credo di sì, perché altre manifestazioni che avevamo partecipato in passato non erano così numerose, quindi questa è anche la dimostrazione che con tutte le vicende che stanno accadendo in Italia dal punto di vista politico, forse il Partito Radicale, appunto, che è stato quello che è restato fuori da tutti questi imbrogli di partitocrazia di 50 anni, noi speriamo veramente che possiamo continuare a dare un contributo di legalità, di ripristino di legalità per l'Italia. Grazie a Luigi Mazzotta e un saluto all'Associazione per la Grande Napoli. Ciao, grazie. Gianni Colacione per Liberi.tv, siamo in compagnia del segretario nazionale del Partito Socialdemocratico Italiano Renato D'Andria e gli chiediamo i motivi di questa sua partecipazione a questo evento sull'amnistia. I motivi per cui abbiamo partecipato come partito e naturalmente io anche a livello personale sono tanti, ma il principale è che si vuole chiedere a questo governo attuale un cambio di rotta rispetto ai problemi della giustizia, cambio di rotta radicale, vero, non solo come partito, perché c'è un grosso problema di natura penitenziaria e di natura diciamo, organizzativa, che riduce tutte le libertà dei cittadini italiani, dove non dà sicurezza della indipendenza della giustizia, dove c'è una grossa carente qualità istruttoria nella parte penale, molti processi che iniziati con dei mostri e poi si chiudono con assoluzioni dopo tanti anni e quindi tanti cittadini e famiglie danneggiate da questa giustizia attualmente piuttosto modesta, perché pur avendo dei validissimi magistrati, poi stranamente eventi che riguardano altre componenti tipo pressioni politiche, settarismi e altro creano un'alterazione di quello che è il senso logico della giustizia, per cui anche persone di grande qualità vengono sostanzialmente orientati a essere ingiusti e la giustizia nostra quindi a quel punto non è più esistente. Lei è presente qui come segretario di un partito che ha una storia molto lunga. Come pensa, diciamo, come commenta, diciamo, la ventata di antipolitica un po' cavalcata dai vari movimenti come Grillo eccetera, che un po' tende a mortificare i partiti di una storia di lunga storia? Ma intanto io ritengo che i partiti debbano esistere, le persone disoneste debbano essere messe fuori, ma questo anche nel caso in cui non ci fossero partiti sarebbe lo stesso problema, ci sarebbe. Grillo in realtà affronta problemi in maniera fomentante, nel senso che
crea un disturbo nella popolazione, è un falso avvio dei problemi a cui bisogna dare invece una soluzione. I partiti devono restare perché la cinghia di trasmissione tra le comunità e la nazione, diciamo, parlamentare, mentre invece tutto quello che viene detto da Grillo è un abbattimento, quindi diventa un'anarchia. E non si è mai visto che una comunità senza regole, senza una struttura organizzata possa essere condotta avanti. Ci troveremo davanti alle torme barbariche di una volta, tipo Attila che con gli Unni portava dietro di sé un popolo di 500.000 di persone, ma non era un popolo, non era uno Stato, era una torma, e questo sta facendo Grillo. Quindi dovrebbe ripensare bene a riorganizzare le sue parole e a riproporre cose corrette che possono essere di utilità alla nazione e ai cittadini, non a lui. Ringraziamo Renato D'Andria, segretario nazionale del Partito Socialdemocratico Italiano. Grazie ancora. Geppi Rippa, la marcia per l'amnistia. Geppi, come ti è sembrata l'affluenza? Ma considerando l'assenza completa di informazione, mi pare che sia stato un successo notevole. Credo che la caratteristica che ha accompagnato questo appuntamento è stato che in un clima di depressione generale vi era una diffusa sensazione di gioia, di voglia di combattere, di non rassegnarsi, cogliendo uno degli aspetti più drammatici che stiamo vivendo, cioè un fronte, quello della giustizia, produttore di ingiustizia, un fronte, quello delle carceri, produttore della peggiore performance europea per quanto riguarda i livelli di civiltà di vita dei detenuti, e anche una capacità da parte di tutti i partecipanti di guardare in senso prospettico al futuro, cioè di guardarci con una capacità di avere una riflessione critica su quello che è stato, di pensare all'amnistia come un concetto più ampio, amnistia della Repubblica intesa come amnistia di 60 anni di partitocrazia che hanno ammorbato il quadro istituzionale italiano portandolo a livelli di crisi drammatica, e oggi possiamo dire con assoluta certezza che abbiamo le energie per resistere e puntiamo ad avere le energie per cambiare realmente il quadro di riferimento in un contesto di crisi internazionale molto grave. Ringraziamo Geppi Rippa, grazie e buon comizio. Ciao. Sapete voi che lui da 6 anni per 17 anni è in carcere cinese per nessun colpo suo. Noi non lo sappiamo. Dove è Panchalama? Com'è lui? Come sta? Non sappiamo niente. Panchalama è secondo maggiore leader spirituale di noi tibetani. Gianni Colacione, Liberi.tv, siamo alla marcia per l'amnistia insieme ad Andrea Billau, che sta qui, sappiamo Andrea Billau, voce storica di Radio Radicale, ma sta qui non per professione. Sì, non sempre siamo convocati per fare insomma il nostro mestiere, e ovviamente poi essendo un redattore di Radio Radicale non posso che essere d'accordo con questa iniziativa, in particolare con questa iniziativa che dura da tanto tempo, questa campagna, e quindi mi è sembrato giusto venire qui e testimoniare insomma la mia partecipazione a questa campagna. Ho sentito che anche per radio prima, che anche lo sforzo di Radio Radicale insomma con la diretta, durante il comizio, è stato insomma uno sforzo massiccio. Beh sì, insomma è normale, direi, è quello che facciamo sempre, insomma è diciamo la nostra ragione d'essere, insomma, quindi mi pare giusto, sarebbe stato strano il contrario. Andrea, come ti è sembrata la partecipazione? No, buona, ci sono. Ma su questa cosa, tra l'altro, avevo visto anche in altre iniziative, mi ricordo a Piazza Navona, per esempio, cioè c'è una grossa partecipazione, e non solo, secondo me c'è una partecipazione, direi quasi totale, del mondo che si occupa delle carceri, e questo è molto importante, perché solo insieme, uniti tutti quelli che hanno interesse a questa situazione, si può forse riuscire a ottenere quello che si persegue, insomma, l'obiettivo, insomma. Ma ti facevo questa domanda perché, essendo il 25 aprile, peraltro data che non si è scelta, anche a Roma presenti come comizi, diciamo, per la giornata della liberazione, quindi tutte le sinistre, partigiani e così via, qualcuno ho sentito che l'ha presa un po' come tentativo di concorrenza o di togliere importanza o
sì, insomma, all'altro comizio, quello ufficiale. Beh, non penso che sia così, anche perché basta vedere coloro che hanno aderito. Per esempio, ci sono molti di quel mondo che hanno aderito. Certo, diciamo, non so, faccio un esempio, quelli di Radio Onda Rossa che si occupano di carcere, Smemoranda o tanti altri. Ovviamente, e secondo me, se posso dire una cosa, forse in questo caso sarebbe stato opportuno che coloro che giustamente manifestano per ricordare la liberazione dal regime fascista attualizzassero, come ha detto Emma Bonino, questa ricorrenza con questa iniziativa che è, secondo me, anche questa realmente antifascista. Ringraziamo Andrea Billau e buon comizio. Gianni Colacione per Libri.tv, alla Marcia per l'Amnistia. Siamo in compagnia dell'onorevole Alfonso Papa e gli chiediamo ovviamente i motivi della sua partecipazione preliminarmente. Noi siamo qui per testimoniare la necessità di procedere senza indugi all'amnistia. Amnistia per porre fine a questo orrore che è rappresentato dal carcere italiano. Amnistia per ricollocare l'Italia nell'ambito non solo della legalità ma direi proprio della umanità minima. Amnistia perché, come è accaduto sempre nella storia repubblicana, solo attraverso l'amnistia si potrà avviare un percorso di riforma della giustizia, che è quello che i cittadini ci chiedono e che è quello di cui il Paese ha bisogno. Onorevole, lei si è avvicinato un pochino, e anche il motivo di questa sua partecipazione, a questo mondo, insomma, che si occupa della giustizia, delle carceri, del rispetto dei diritti umani, cronologicamente dopo una vicenda personale che l'ha visto, se così possiamo dire, ospite di Regina Coeli. Ecco, pensa che questo sia un percorso necessario da parte di tutti, cioè per forza bisogna passarci, oppure magari si riesce a convincere altri a partecipare pur non essendo stati toccati da vicende personali? Ma guardi, io onestamente ho vissuto una durissima carcerazione preventiva caratterizzata da abusi di varia natura. Se io oggi sono vivo, come dicevo, lo devo all'umanità dei detenuti, dei compagni delle celle del carcere di Poggio Reale, non Regina Coeli, e del personale di polizia penitenziaria, dopo 101 giorni di carcerazione preventiva e 2 mesi di arresti domiciliari, ho visto finalmente riconosciuta l'illegittimità del mio arresto dalla Corte di Cassazione. Io oggi vivo una battaglia per testimoniare quello che è accaduto, ma soprattutto per dare voce alle migliaia di senza volto e di senza voce che letteralmente languono e troppo spesso muoiono nelle carceri italiane. Credo che chiunque abbia la possibilità, qualunque titolo, di dare voce a questa battaglia debba farlo per non essere considerato doppiamente responsabile. Un'ultima domanda, visto che lei è così cortese di intrattenersi con noi. Lei, oltre ad essere deputato, precedentemente era anche magistrato. Abbiamo visto nella lista, diciamo, di coloro che hanno aderito, timidamente soltanto Ferdinando, se non sbaglio, Imposimato aderire, ma soltanto, diciamo, qualcuno ha detto perché è in pensione, perché comunque sia, e quindi una certa freddezza da parte della magistratura, quando invece si sa che alcuni magistrati considerano anche loro l'amnistia una via d'uscita per mettere un punto fermo e ricominciare. Io credo che ci sia poca libertà oggi all'interno della magistratura, si parla sempre della libertà esterna della magistratura rispetto ad altri poteri, poco o nulla si dice sulla libertà interna e sui condizionamenti che subiscono molti magistrati ad opera di quella che sotto certi aspetti è anch'essa una casta che credo non abbia nulla da invidiare ad altre caste oggi più visibili e più denunciate. Ringraziamo l'onorevole Alfonso Papa e gli diamo appuntamento a Libri.tv sul web, dove potrà vedere questa intervista e anche altre cose. Grazie ancora.
Gianni Colacione per Liberi.tv, siamo in compagnia del senatore Vincenzo Vita del PD qui alla Marcia per l'Amnistia e gli chiediamo inizialmente appunto i motivi della sua partecipazione. Mi sembrava giusto, ho aderito a questa iniziativa, mi sembrava giusto dopo aver partecipato alle celebrazioni, tra l'altro molto ben riuscite, il 25 aprile, le manifestazioni antifasciste a Porta San Paolo, di passare a ribadire la mia adesione sul punto poi essenziale per il quale già da qualche settimana mi ero un po' fatto sotto, e cioè l'amnistia, perché mi capita di partecipare tante volte a discussioni sul sistema carcerario e dobbiamo lavorare per una conseguenza operativa, cioè se non si sdrammatizza un po', si toglie un po' di quantità alla popolazione carceraria attraverso, diciamo, la depenalizzazione dei reati minori, ma anche un'amnistia che faciliti, diciamo, la soluzione di situazioni spesso imbarazzanti, perché la giustizia lenta porta anche poi a questo tipo di quadro. Ecco, se non si fanno queste scelte rimane un'evocazione di principio che non sta bene, perché è una cattiva promessa fatta a persone che soffrono molto. Quindi ci tenevo a dare questa mia adesione per quello che può essere, ma insomma spero che altre colleghe e colleghi del Parlamento si muovano come alcuni hanno fatto già, aderendo, e altri si aggiungono a questa bella iniziativa. Senatore Vita, io ho sentito da qualche ambiente di sinistra si è un po' criticata la scelta di questa, che poi non è stata una scelta, insomma, di questa giornata del 25 aprile per fare questo evento sull'amnistia, perché pare che dovesse essere soltanto riservato alle normali diciamo, celebrazioni, quelle con i partigiani e così via, per quanto abbiamo gli aderenti anche a un'associazione di partigiani. Lei che cosa sente di commentare? No, penso che non ci sia contraddizione, io appunto vengo dalla manifestazione con l'AMPI, molto ben riuscita, durante una giornata come questa, così importante, possono coesistere anche varie iniziative, che abbiano ovviamente sempre come profonda base l'antifascismo, che è anche antiautoritarismo, quindi mi sembra che anche questa iniziativa rientri dentro questo quadro. Un'ultima domanda, all'interno del PD la posizione ufficiale su questo tema, cioè su amnistia, è una posizione che sta in divenire oppure c'è già una posizione ufficiale definita? Beh, c'era una posizione ufficiale però ormai un po' stagionata, dubbiosa se non contraria. Ne ho parlato con diverse colleghe e colleghi che si occupano specificamente di giustizia, chiedendo se si può riaprire un po' il dibattito. Ringraziamo il senatore Vincenzo Vita, grazie ancora. Gianni Colacione, Liberi.tv, siamo in compagnia di Emma Bonino alla Marcia per l'Amnistia e le chiediamo intanto come le è sembrata la riuscita del corteo. Ma viste le premesse, devo dire l'oscuramento totale non solo dell'appuntamento ma soprattutto delle ragioni dell'appuntamento e di questa iniziativa, io credo che questa sia stata un'iniziativa felice. Felice perché non è una piazza di protesta, non ho visto protestare nessuno, è una piazza con un richiamo impellente e urgente alla legalità, allo Stato di diritto, ad una politica dignitosa poi in buona sostanza. Quindi da questo punto di vista io credo che si stia maturando una consapevolezza nel Paese che ancora non ha raggiunto i vertici dei partiti politici, ahimè. Però io credo che queste semine comincino veramente ad andare nel profondo. Ma in questo momento dove insomma c'è un certo spazio l'antipolitica, questa marcia, questa iniziativa ha anche la funzione secondo te di rilanciare questa battaglia che è prettamente politica, magari transpartitica, trasversale, ma politica, quella per il rispetto dei diritti umani? Questa piazza non ha nulla a che vedere con l'antipolitica, proprio non ce n'è neanche l'atmosfera per la verità, ma un richiamo possente ad una politica dignitosa. È una politica decente, decorosa per non dire nobile,
E io credo che questo sia non solo possibile ma assolutamente necessario. Questo paese non uscirà dal pantano in cui si ritrova se le istituzioni non cominceranno a dare esempi di legalità, di rispetto delle regole innanzitutto da parte loro. Ed è da lì che bisogna cominciare, credo, e da qui quindi la nostra cocciutaggine, la nostra persistenza. Grazie Mabonino. Giorgio Pagano alla marcia per l'amnistia per Liberi.tv. Giorgio, come ti sembra la partecipazione? Beh, la partecipazione è buona, buona soprattutto pensando ai tempi. Non vediamo negli ultimi tempi null'altro che dichiarazioni contro i finanziamenti pubblici dei partiti, dopodiché porta a porta i soliti talk show. Non fanno altro che intervistare però i soliti segretari di partito, che sono quelli che hanno preso più soldi degli altri, quindi la cosa francamente è abbastanza allucinante, almeno per un radicale. Vedere una partecipazione di questo tipo significa che almeno una parte sana del paese c'è. Da questo punto di vista doppia motivazione per noi dell'Associazione Radicale Speranto, perché per noi non solo ci dovrebbe essere una Norimberga per quanto riguarda il regime, come ha dichiarato recentemente Marco Pannella, ma noi in tempi non sospetti parlavamo addirittura di collaborazionismo e quindi di Vichy, quindi molto peggio per certi versi rispetto a quello che è un processo di una guerra persa, che peraltro mi pare che sia ben lungi dall'essere davvero persa dalla partitocrazia, tant'è che stanno lavorando nuovamente tutti insieme all'ennesima legge, compresi anche i nostri amici di area radicale o che si dichiarano di area radicale. Quindi su questo fronte il lavoro da fare c'è molto, la partecipazione è stata buona, mi rammarico di aver dato un consiglio nel fermarci anche noi quando eravamo alla testa del corteo davanti al Senato, però fortunatamente la sensibilità di Marco, che ormai è proprio nel sangue, nelle ossa, nella pelle, come si suol dire, è stata tale, non a caso si è fermato lui a fare un bel comizio anche davanti al Senato, che la cosa non era assolutamente né disdicevole ma più che altro motivata, soprattutto pensando anche al fatto della vicepresidenza di Emma proprio lì di quel Senato, e anche tutto sommato per il Presidente del Senato, che anche lui si era dichiarato comunque favorevole a questa nostra marcia. Giorgio, in questi momenti di antipolitica, tu hai citato la Norimberga, che peraltro anche Grillo ha citato una Norimberga per questi partiti, questa marcia non è un po' la riconferma di un tema prettamente politico, transpartitico, ma prettamente politico, quello del rispetto dei diritti umani? Sì, guarda, ma è molto, molto peggio, forse dovremmo diventare anche maggiormente interpreti, soprattutto in termini di battaglia politica, anche di quello che invece è una battaglia popolare. In questo momento, ad esempio, mi pare proprio oggi c'erano dei paralleli tra quello che è lo stipendio medio di un italiano e quelli che sono gli stipendi dei nostri parlamentari. Anche lì si vede ugualmente una classe dirigente politica vergognosa, dove da una parte ci sono, vede il proprio popolo con stipendi sempre più da fame e loro in compenso hanno quasi il doppio molto spesso di altri parlamentari sempre dell'Unione Europea, non stiamo parlando certo nemmeno di paesi extraeuropei, e quindi da questo punto di vista forse andrebbe identificata molto di più la forza radicale, non solo per coloro che stanno ovviamente patendo una dimensione delle carceri spaventosa, al di là di quelle che sono addirittura le gabbie di uno zoo, che sicuramente hanno un metraggio molto più ampio di quello che è nelle carceri e dedicate quindi ad esseri umani, ma da questo punto di vista dovremmo diventare interpreti. Non a caso tu citavi Grillo, adesso magari rischio di andare ben oltre la semplice dichiarazione, però ricordiamoci che Grillo è anche uno che parla di andare fuori dall'euro, cioè probabilmente nemmeno si rende conto di quello che dice. Quello che significherebbe andare fuori dall'euro significa che lo stipendio automaticamente sarebbe in questo caso in rapporto all'euro, visto che tra l'altro sempre con quella moneta ci dovremmo comunque commisurare, anche ritornando alla lira, sarebbe la metà di quello che oggi hanno nelle condizioni in cui stanno gli italiani. Quindi su questo fronte ci troviamo di fronte a personaggi che tra l'altro giustamente interpretano ovviamente in chiave pari loro, da questo punto di vista comica, la battuta, non tanto battuta ma estremamente realistica, di quanto diceva Marco rispetto alla Norimberga, perché poi ricordiamoci che questa era
come dire, la genesi della ripresa di Grillo era quella di Marco. Però dall'altra parte non c'è assolutamente una capacità di governo, quindi tutto il Movimento 5 Stelle, se così guidato, rischia di diventare una barzelletta. Questo accrescono ancora di più, secondo me, le responsabilità di radicali al governo. Un'altra cosa che mi sento di criticare è ad esempio questo filomontismo che molto spesso abbiamo in area radicale, perché in realtà io credo che da questo punto di vista noi dovremmo rivendicare davvero un governo del paese, senza contare peraltro che, se è vero che alcune cose di matrice radicale questo governo tecnico sta facendo, ricordiamoci che appunto per essere un governo del Presidente della Repubblica e non in realtà dei cittadini europei è in ogni caso una sorta di dimensione certamente parossistica di quella che è la legalità del paese e quindi della politica. Quindi rivendicare non solo il diritto per le carceri, ma il diritto per il paese e per i cittadini italiani è senz'altro qualcosa di importante. Diventarne il punto di riferimento anche per la dimensione non solo italiana ma anche europea da parte di radicali, e quindi slogan radicali al governo, lo reputo altrettanto importante. Dovremmo assolutamente, secondo me, fare, non dico un'inversione a U perché non si tratta di questo, ma certamente fare un sorpasso rispetto all'attuale posizione un po' standardizzata di un'area radicale che forse dovrebbe prendere maggiormente il coraggio a piene mani, e da questo punto di vista forse apprendere un po' di più da quello che è anche la capacità di un leader come Marco nel guidare un po' le cose. Beh, Marco si è preso sulle spalle questa grande responsabilità nei confronti dei più deboli della società italiana, che sono ovviamente quelli delle carceri. Ci sono paradossi che peraltro non fanno certamente difetto alla dimensione carceraria, ma che riguardano certamente anche tutti noi. Ricordiamoci il carcere preventivo, che è un'altra follia, cioè uno deve scontare preventivamente un carcere laddove non si sa nemmeno se sarà condannata, quindi di fatto anche questa è una follia. Cioè, troviamo una dimensione dove le motivazioni sono forti, non so ancora come si faccia a parlare anche lo stesso Alfano della dimensione del rinnovo di Forza Italia. Ricordiamoci che per un anno in cui non abbiamo pagato l'ICI, adesso ci dovremmo sorbire l'IMU, che significa forse una duplicazione di quella che è stata l'ICI, e ce la terremo anche per gli anni prossimi. Beh, io non so come Berlusconi possa avere ancora la faccia per scendere dagli italiani, forse è il caso che risalga la via del campo e se ne ritorni dov'era, perché francamente aver dato il contentino di un'ICI che adesso ci viene duplicata, se non triplicata in alcuni casi, e peraltro con il suo partito che sta sostenendo questo governo che triplica l'ICI che lui ha tolto, francamente è vergognoso. Quindi dovremmo diventare un po', come dire, la punta di lancia di una nuova dimensione della democrazia e del diritto in Italia, ma anche da questo punto di vista dell'Europa. Grazie a Giorgio Pagano. Gianni Colacione, Libri.tv, qui alla Marcia per l'Amnistia. Siamo in compagnia di Elisabetta, militante che viene da Foggia, segretaria dell'associazione radicale Maria Teresa Di Lascia, e le chiediamo intanto, insomma, qualche commento su questa sua testimonianza di militanza da Foggia. Sì, ci sembrava importante essere comunque presenti con una delegazione dalla provincia di Foggia. Siamo venuti con Maria Rosaria Lumuzio, il tesoriere Francesco Salvemini, Paolo Calvo, qui abbiamo trovato la nostra presidente Antonella Soldo, proprio perché insomma, è una situazione ormai insostenibile della giustizia. Tra l'altro è venuta anche Rita Bernardini il 26 marzo, con la quale l'abbiamo accompagnata nella visita ispettiva nel carcere di Foggia, in cui ovviamente abbiamo trovato una situazione in linea con il resto delle carceri italiane. Infatti ha 750 detenuti circa, a fronte di una capienza di 420 detenuti. Insomma, ha chiaramente molte carenze il carcere di Foggia, anche se la direttrice Affatato, che tra l'altro da poco
è stata spostata, lei era la direttrice del carcere di Spinazzola, che è stato chiuso, l'unico carcere tra l'altro che funzionava in Italia, poi per questioni ovviamente economiche è stata chiusa. Lei ha molti progetti in cantiere, anche proprio per dare un'occupazione ai detenuti stessi, perché chiaramente la cosa che abbiamo riscontrato parlando con i detenuti è sempre la stessa, che stare lì in cella 22 ore al giorno senza fare niente, cioè entri che sei delinquente, esci peggio, e quindi ci sembrava importante venire con la nostra presenza, insomma, farci sentire vicini a questa lotta. Per il resto, quello che stiamo portando avanti nella provincia di Foggia è l'istituzione dei registri comunali del testamento biologico. Abbiamo fatto una raccolta firme a Manfredonia, stiamo cercando di interloquire con le istituzioni del comune di Foggia, con il sindaco, il presidente del consiglio, però come al solito, come per tutte le battaglie radicali, tutti quanti sì sì è una cosa giusta, ma nessuno fa niente, quindi adesso piano piano stiamo cercando di metterli con le spalle al muro per far portare queste delibere in consiglio. Per il resto ci siamo attivati anche per l'anagrafe pubblica degli eletti, facendo sempre dei banchetti durante il fine settimana, perlomeno per informare la cittadinanza, e devo dire che da parte dei cittadini abbiamo avuto delle buone risposte, nel senso che ci hanno detto: nessuno fa niente, voi siete gli unici che fate qualcosa, perlomeno vi degnate di scendere tra la gente e spiegare. Quindi adesso vedremo, nei prossimi mesi stiamo battendo su queste due cose, vediamo che risultati riusciremo ad ottenere. Ringraziamo Elisabetta e facciamo gli auguri all'Associazione Radicale Maria Teresa di Lascia. Grazie ancora. Grazie a voi. Ciao. Per Libri.tv, qui alla Marcia per l'Amnistia, siamo in compagnia di Andrea Deliberato, sottolineiamo, durante l'intervento di Marco Pannella. E gli chiediamo ovviamente come gli è sembrato questo corteo che sta culminando in questo comizio. Bellissimo corteo, mi ha fatto piacere soprattutto la presenza di tanti, anche dei doppio tesserati, degli amici come Benedetto della Vedova, vedere Roberto Giacchetti, Salvatore Bonadonna, Carmelo Palma, adesso non sto a citarli tutti, sicuramente non ho dimenticato qualcuno che si offenderà, vedere il PSI con Bobo Craxi, Luigi Iorio, vedere gli amici anche repubblicani marciare con noi, i socialdemocratici, e soprattutto anche tanti compagni che magari qualche volta da radicali e non sono riusciti magari neanche a venire al congresso, ma sono venuti oggi il 25 aprile in questa cosa fondamentale. Poi basta vedere un pannello così raggiante per capire la riuscita della manifestazione anche come numeri, perché da radicali abituati a essere 10 o 15 in media, 100 nelle cose di massa, essere 2-3 mila come oggi è significativo. Andrea, abbiamo parlato di doppio tesserati, secondo te questa doppia tessera serve effettivamente per far entrare in altri partiti quest'idea radicale, o è un momento di testimonianza soltanto in questi eventi, poi dopo resta, diciamo, un po' una goccia nel mare? Secondo me serve o dovrebbe servire. Adesso, prima ho citato due esempi forse estremi, credo che Benedetto o Roberto Giacchetti siano radicali a tutti gli effetti proprio per quello che dicono, fanno e promuovono. Potrebbero non essere uno nel PD e l'altro nel FLI, potrebbero essere radicali italiani, nessuno si accorgerebbe della differenza delle cose che dicono, secondo me, e dico questo a loro favore. Poi certo, come dire, compenetrare di idee, di elementi radicali, di radicalità, altri gruppi politici, altri partiti, credo che sia forse il fine più importante del doppio tesseramento. Io lo dico da doppio tesserato al contrario, perché da radicale aderisco a Libertiamo da vari anni. Sì, e peraltro Benedetto della Vedova e Roberto Giacchetti, io penso, almeno di averli sentiti, siano gli unici che ancora si dichiarano radicali. Cioè gli unici, diciamo, fuori dal contenitore radicale, cioè militanti in altri partiti, in altri movimenti, però che ancora si dichiarano radicali quando vengono intervistati. Mi dispiace molto perché che siano solo loro due, spero ce ne fossero altri. Io condivido che loro si dichiarino così e li considero addirittura esemplari, proprio per le idee che diffondono, per il tipo di radicalismo che esprimono e portano avanti.
Andrea, abbiamo visto parecchie partecipazioni, abbiamo anche visto, abbiamo intervistato il segretario dei socialdemocratici italiani e anche Vincenzo Vita del PD, senatore del PD, che ha detto appunto che nel PD ci sta una posizione sull'amnistia ufficiale ancora molto scettica, però si augura una revisione di questa posizione che è un po' anche definita, mi sembra, antiquata, qualcosa del genere, un po' datata. Tu che cosa pensi, essendo insomma noi radicali attualmente con i nostri deputati eletti nelle liste del PD? Purtroppo il Partito Democratico è una realtà molto composita e mi sembra che oramai a 4 anni dalla fondazione stia palesando delle vere e proprie quasi clamorose difficoltà di sintesi e di riuscire ad arrivare da qualche parte. Io so che il PD è pieno di persone stimabili, anche di persone politicamente a me vicine, o magari non vicine ma comunque stimabili. E vedi che Vita, che ricordo da quello ero, sono stato per qualche mese frequentatore della sezione di Piazza Mazzini, dell'allora PDS credo, senza mai iscrivermi. Lo ricordo da allora, è una persona molto attenta anche ai problemi dei media, della comunicazione. Ha detto delle parole molto nobili e condivisibili qui. Mi dispiace che non riesca a mettere insieme tutto il suo partito. Ecco, mi chiedo, di fronte a questa e a mille altre contraddizioni del PD, perché vogliano procedere tutti uniti? Mi chiedo, uniti da cosa? Non voglio sembrare un teppista adesso, uno che vuole sfasciare la casa dagli altri, però penso che le varie anime del PD, certo non frammentandosi in troppi rivoli, ma dovrebbero davvero riflettere seriamente su questo e probabilmente potrebbero trovare un assetto nuovo anche costituendo forse più di un soggetto politico. Con questo augurio per il PD ringraziamo Andrea Deliberato, grazie ancora. E chiaramente lo invitiamo su Liberi.tv. Grazie a te Gianni, ci vediamo su Liberi.tv. Grazie. Gianni Colacione per Liberi.tv, siamo a chiusura del corteo e del comizio qui per l'evento sulla amnistia e siamo in compagnia di Rita Bernardini. Rita, come pensi sia andata? Adesso in chiusura si può fare un consuntivo. Ma noi abbiamo sentito in diretta dal Mali il segretario del Partito Radicale Transnazionale Non Violento Transpartito, Demba Traoré, dire questa marcia che lui ha seguito in diretta tramite Radio Radicale Il Ponte, cambierà il mondo. Adesso sembra una cosa grande, una cosa eccessiva, però dalle persone che ho incontrato, da la mobilitazione che c'è stata, dai rappresentanti, gente diversa, rappresentanti delle associazioni, i partiti, i familiari, i cappellani, gli agenti di polizia penitenziaria, i direttori, senatori, l'ex ministro della giustizia Nitto Palma, deputati di tutti gli schieramenti politici, i familiari, quelli che hanno visto i loro figli morire in carcere e di carcere, dico che qualcosa, perché il mondo cambi, occorre che qualcosa cambi dentro di noi, altrimenti il mondo non cambia per miracolo, e credo che questo piccolo miracolo interiore oggi sia avvenuto. Questo significa che non ci dobbiamo fermare. Che questo è stato un momento importante. Pannella ha detto che stasera riprende il suo sciopero della fame ad oltranza. Sappiamo che è una lotta lunga, difficile, per un solo motivo: perché non c'è informazione. Io ho avuto in questi giorni, perché li ho chiesti, perché sennò non te li danno, dall'ufficio statistiche del Ministero della Giustizia le rilevazioni sui procedimenti civili e penali pendenti e per la prima volta sulle archiviazioni dei reati nei confronti di ignoti. Ebbene, sono 1.800.000 nel penale,
le archiviazioni richieste dai PM e 1.500.000 quelle che vengono decise dal GIP. Allora, c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, io non so come li scelgano, insomma, c'è processi che vengono mandati al macero. Non sappiamo che cosa ci sia dentro, perché la composizione, io ho chiesto ma quali reati hanno riguardato queste archiviazioni, questo non ci viene detto, così non, come non ci viene detto quali reati cadono di più in prescrizione. Ci hanno risposto che è un dato che loro non rilevano. Beh, siccome si tratta di un'amnistia strisciante, vorremmo sapere che cosa riguarda. Perché noi che giriamo le carceri, per esempio, ci rendiamo conto che sempre di più c'è il male della società che lo riversano, lo buttano letteralmente dentro le carceri senza alcuna possibilità di rieducazione, di riscatto sociale. Insomma, fino a che non ci si prende carico dei problemi, noi per esempio diciamo da anni, ma adesso c'è chi ci dà ragione, recentissimamente il presidente del Guatemala, noi diciamo antiproibizionismo, legalizzazione. Bene, noi invece qui in Italia, questo è un altro dibattito che non si può fare, abbiamo le mafie che si arricchiscono grazie al proibizionismo, cioè merce che non ha alcun valore la acquista solo perché è proibita, e si fanno guadagni che sono in grado di corrompere le istituzioni. Quante volte leggiamo, noi che ricerchiamo le notizie, che sono implicati nel traffico di sostanze stupefacenti anche forze dell'ordine, abbiamo anche qualcuno alto in grado. Con questa forza di corruzione che hanno, in un momento poi difficile per il paese in cui la gente veramente non ce la fa, ci si rende conto che magari persone che prima non erano nemmeno lontanamente sfiorate dalla possibilità di guadagnare attraverso il commercio di sostanze stupefacenti illegali, magari oggi un pensierino ce lo fa e domani lo fa. Allora, come interviene lo Stato rispetto a tutto questo? Con metodi che fanno del nostro paese il paese dell'illegalità. Insomma, se la classifica mondiale ci dice che per la giustizia noi siamo al 182esimo posto su 194 paesi, per il mal funzionamento della giustizia, credo che questo vorrà dire qualcosa. Cioè, stiamo sotto nella classifica, gli ultimissimi posti, dietro a paesi che non sono nemmeno democratici. Quindi tutti i torti mi pare che i radicali non li abbiano, e vedo che anche esponenti di altre forze politiche cominciano ad avere questo coraggio di affiancarsi a questa battaglia. Rita, nel segnalarti che per quanto riguarda l'antiproibizionismo su Liberi.tv abbiamo una trasmissione fissa tenuta a cura di Claudia Sterzi che si chiama Leggera Euforia. Volevo farti l'ultima domanda, forse non tanto politicamente corretta, nel senso che volevo chiederti di chi ti sei rammaricata dell'assenza di chi ti sei rammaricata? Cioè, ci doveva essere qualcun altro tra i sostenitori e presenti e che invece non c'è stato? No, guarda, io mi rammarico per esempio del fatto che cioè noi abbiamo le adesioni di qualche decina di parlamentari, qui ce ne saranno stati 15, tutti gli altri dove stavano, ma tutti gli altri che nemmeno hanno aderito alla marcia, che fanno? Perché io posso capire, loro dicono no, l'amnistia no, che cosa propongono in alternativa? O non vedono lo sfascio della giustizia che noi vediamo e che i cittadini vivono sulla loro pelle, a milioni e a milioni. Quindi il rammarico è questo, ma il rammarico più grande è che ci sia l'assenza totale dell'informazione. Adesso daranno qualche immagine della marcia,
qualche intervistina, ma un dibattito, noi lo chiediamo da 30 anni, sulla riforma della giustizia, sull'amnistia, che non si fa dal 91, lo voglio ricordare, per confrontare tesi diverse, ma che siano in grado di dare risposte urgenti, come diceva il Presidente della Repubblica, questo dibattito non c'è. Quindi significa che il Paese è menomato di questa ricchezza del confronto. Ringraziamo Rita Bernardini e vi diamo appuntamento su Liberi.tv. Grazie ancora. Grazie.